La riflessione sul rapporto che esiste tra psicologia e religione è recente nello studio delle scienze. Si può dire che comincia verso la fine dell'Ottocento, si sviluppa poi gradualmente durante il Novecento. In un primo tempo il blocco nel rapporto tra queste due evenienze della vita viene dato dal fatto che si ha paura di confondere scienza, razionalità, religione, irrazionalità. Forse possiamo dire che fu William James, uno dei primi pionieri, con il suo testo, La differenza dell'esperienza religiosa, a dare una chiave perché la persona potesse esplorare anche il significato, i vissuti di questo aspetto della sua relazione col mondo, la relazione con quell'entità che comunemente chiamiamo Dio e che al di sopra, al di fuori, ognuno usa i termini più appropriati del mondo. Si tratta di una relazione che fonda la vita di milioni di persone, come è stato anche in passato, e di cui è interessante vedere oggi, nella postmodernità, come si colloca, che problemi pone, a quali bisogni risponde. Il punto d'incontro che permette questo studio tra psicologia e religione credo che sia il concetto di esperienza. L'esperienza che connotiamo convenzionalmente come religiosa è comunque un'esperienza umana, è comunque qualche sollecitazione che trasforma, adatta, risponde alle strutture più profonde del nostro percepire il mondo. Con i fenomeni della coscienza religiosa si sono confrontati già a cavallo tra 800 e 900 i padri fondatori della psicologia moderna. Tra loro troviamo William James, considerato l'iniziatore della disciplina negli Stati Uniti. James nasce nel 1842 a New York da una famiglia di immigrati irlandesi. Il padre Henry era un uomo colto e molto devoto, che aveva studiato teologia e seguiva gli insegnamenti del mistico protestante Swedenborg. Il giovane William studia medicina ad Harvard e dopo la laurea, nel 1869, prosegue gli studi in filosofia e in psicologia, una materia allora sconosciuta nel suo paese. Riceve in seguito l'incarico di professore e il suo trattato, Principi di psicologia del 1890, diventa per molti anni il testo principale adottato nelle università americane, sul quale si preparano intere generazioni di psicologi. Nel 1902, James pubblica un libro intitolato Le varietà dell'esperienza religiosa, basato su alcune conferenze tenute in Scozia, in cui descrive, dal punto di vista psicologico, stati di coscienza non ordinari, come quelli meditativi o mistici. Quella del misticismo, scrive James, è un'esperienza ineffabile, inarticolata e passiva, in cui il credente sente come se la propria volontà fosse temporaneamente annullata da una forza superiore. Le barriere che separano l'individuo dall'assoluto sono abolite e ne derivano stati psicologici che il linguaggio non sa esprimere, nell'intelletto comprendere. Per chi le vive, esperienze simili sono emozioni, simili all'amore. I nostri stati di coscienza ordinari, secondo James, sono allora solo un tipo speciale di coscienza, al di fuori del quale esistono forme potenziali del tutto diverse. Talvolta basta un piccolo stimolo perché si presentino in tutta la loro completezza,
Nessuna spiegazione della mente umana può quindi essere completa se trascura le altre forme di coscienza possibile. In questa visione ricca e ampia della psicologia risiede probabilmente l'eredità più importante di James nella storia successiva della disciplina fino ai giorni nostri. La difficoltà iniziale, tuttora perdurante in alcuni ambiti, di un dialogo e di una relazione scientificamente fruttuosa tra psicologia e religione deriva da un equivoco, che è un equivoco di competenze. Alcuni teologi, ancora oggi, ma molto più uno o due secoli fa, ritenevano che la religione, soprattutto le religioni monoteiste classiche, fossero portatrici di contenuti rivelati e in quanto tali non accessibili alla comune conoscenza umana. Chiaramente questo escludeva una competenza circa la religione da qualsiasi altro ambito che non fosse quello teologico. Gradatamente, con gli studi, con l'approfondimento, con gli sforzi di ricerca, si riuscì a capire che qualunque comunicazione avvenga tra un'ipotetica divinità e noi deve servirsi di mezzi umani, poiché non abbiamo altro che una struttura cerebrale per acquisire informazioni, interpretarle, renderle pratiche. Oltre questo, c'è da dire che lo psicologo studia la religione come fenomeno, come elemento che caratterizza la vita, l'identità, la cultura di persone, di gruppi. Non ha niente, neanche un'intenzione, di pronunziarsi sulla verità di quanto affermato da una o dall'altra religione, perché questo non è il suo compito. Il suo compito è quello di comprendere le motivazioni, le intenzioni, l'efficacia effettiva che un determinato processo che chiamiamo religioso, un gesto, un insieme di concezioni e di atteggiamenti verso la vita producono. Da questo punto di vista c'è senz'altro stato un grande miglioramento legato al fatto che si è venuti a capire come un desiderio e un bisogno di un'alterità totale è tuttora presente in moltissime persone. Questa alterità fornisce a un discreto numero di abitanti della Terra un senso, una lettura di senso della vita da cui trarre energia, forza e speranza. Si è avuto un interessante approfondimento a proposito proprio del concetto di fede. La psicologia ha studiato il fenomeno della fede, cioè della fiducia, ed è arrivata alla conclusione che nessun essere umano, nelle condizioni concrete che la realtà gli presenta, vive, si sviluppa, evolve, matura, se non raggiunge la capacità di fidarsi di qualcuno e anche di affidarsi. Le importanti esperienze che compiamo nella vita, forse le più importanti, l'amicizia, l'innamoramento, a volte la scelta di un'area di vita in cui impegnarci, sono tutte segnate da un grande bisogno di fiducia, di affidamento. Questa caratteristica umana
che acquistiamo primi mesi di vita, fa parte del nostro modo di venire allevati, arriva a un'età variabile, possiamo dire intorno ai 13-16 anni, a confrontarsi